Il più cordiale saluto a tutti gli amici appassionati di Perugia di www.tifogrifo.com e ad Agenzia Stampa Italia. Siamo con il DG del Barletta e ex direttore sportivo, tra le altre, proprio del nostro Perugia, Gabriele Martino. Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera a lei. Allora, insomma, si torna nuovamente a Perugia, nuovamente nelle vesti di avversario. Insomma, questo Barletta che sembra averci preso gusto a dar fastidio alle grandi di questo torneo. 0-0 al Perugia nella gara di andata, dove il Barletta per il vero avrebbe meritato anche qualcosa in più, e la vittoria ai danni del Frosinone, che praticamente sta mantenendo vive le speranze di promozione diretta dei Grifoni. Con quale spirito arriverete a Perugia domenica? Intanto sul piano personale ritornerò con grandissimo piacere e con tanto entusiasmo di nuovo a Perugia per rivedere e risalutare i tanti amici ed estimatori che credo ancora e spero, voglio sperare ancora di avere. Dal punto di vista calcistico saremo a Perugia con la voglia di continuare nel nostro programma di sviluppo dal punto di vista tecnico, sia sul piano della squadra, sul piano collettivo ed anche sotto l'aspetto delle tante individualità giovani che abbiamo messo in evidenza in questo campionato e che vogliamo continuare a far crescere nella parte finale del campionato. Abbiamo dal punto di vista della totalizzazione dei punti in classifica, ad onor del vero abbiamo ottenuto meno di quanto forse avremmo meritato sul campo, e comunque tali e tante sono state le difficoltà e gli ostacoli che abbiamo avuto, tra cui qualche infortunio di lunghissima durata, come quello dell'attaccante Lamantia, che ha avuto alla seconda giornata di campionato la rottura del legamento crociato, per cui insomma ad onor del vero la forza della squadra è diversa rispetto ai punti che abbiamo in classifica. Senta, invece, per quanto attiene il Perugia, come ben sa, sta vivendo un periodo molto difficile sia dal punto di vista della condizione fisica che proprio psicologica e morale. Nelle ultime 4 gare soltanto 2 punticini racimolati. Insomma, quale, dall'alto della sua esperienza, ricordiamo nel passato esperienze importanti in quel di Reggio Calabria, nella prima Lazio di Lotito, lo stesso Perugia, insomma, quale potrebbe essere la culla per i mani dei Grifoni per ritrovare la strada maestra e puntare nuovamente dritti verso la promozione diretta? Da lontano è difficile ipotizzare quali possono essere state le motivazioni che hanno frenato, rallentato e di molto il cammino del Perugia, una squadra che io ritengo forte e che del resto ha dimostrato per 3/4 di campionato. Forse, sottolineo forse, la bella, importantissima e meritatissima vittoria che il Perugia ha fatto in quel di Lecce aveva fatto pensare un po' stoltamente a tutti e non solo ai calciatori che il più era fatto, e quindi magari si è creato un po' di calo di tensione. Probabilmente questo, assieme anche ad un leggero calo di condizione, può aver portato a questa crisi di risultati, ma forse anche di prestazione, che ha fatto perdere al Perugia quel che aveva seminato per i primi invece 5 mesi di campionato. E invece, direttore, in ultimo arriva, prego. Sì. No, prego, mi dica. Per cui la società arriva alla determinazione di
di mandare la squadra in ritiro, sperando di riuscire a recuperare energie fisiche e nervose per un finale di campionato in crescendo, anche se talune volte poi i ritiri possono generare effetti completamente opposti. E, insomma, proprio a tal proposito mi veniva in mente un excursus storico andando un pochino a ritroso negli anni, proprio di quella esperienza che lei ha vissuto a Perugia. Insomma, un'annata di cui se ne sono dette davvero tante, no? Nel momento proprio strettamente contingente all'epoca, un campionato che per certi versi era stato quasi dipinto come pressoché deludente o forse fallimentare, quando poi, facendo i dovuti conti, andando in questo momento particolare, guardando indietro nel tempo, fu praticamente l'unica stagione di quelle del post fallimento gaucciano, dove, insieme a quella dello scorso anno naturalmente, dove il Perugia conseguì i playoff e addirittura uscì con un pareggio, sostanzialmente con un 3-3 complessivo contro l'Ancona, poi promossa in Serie B. Quindi tutto sommato Antonello Cucureddu, il direttore Gabriele Martino, fecero un buonissimo lavoro a Perugia e, insomma, il tempo le ha dato ragione, diciamo. Ma effettivamente, come dice lei, al primo anno, almeno al mio primo anno, siamo riusciti a raggiungere la griglia dei playoff, avendo anche in quel corso di campionato un periodo più o meno lungo di crisi di risultati importanti, però eravamo riusciti a raggiungere ugualmente i playoff perdendo l'accesso alla finale con quell'Ancona che poi andò in Serie B. E credo anche che meritavamo noi più dell'Ancona nell'arco dei 180 minuti di passare il turno. Era il primo anno ed erano state poste, secondo me, delle basi importanti per poter costruire un futuro importante, non dimenticandoci che anche in ambito giovanile in quell'anno si era fatto abbastanza. Avevamo una Beretti guidata da Matecano che aveva fatto benissimo e che all'interno del proprio organico aveva elementi allora giovanissimi, ma che tutt'oggi chi gioca in serie, in cadetteria, nella Serie B, vedi Cepitelli, che è diventato nel tempo uno dei difensori centrali più forti di questo campionato, e qualche altro che continua a battersi con onore in Lega Pro come i Campagnacci, pur avendo anche gli militato in squadre di Serie B. Insomma, si erano create, secondo me, delle premesse per un futuro importante, futuro che invece poi, almeno sul piano personale, non ebbe seguito, in quanto la proprietà di allora, la famiglia Strella. Insomma, abbiamo tutti impressi nella mente quel doppio errore di De Martis, che tra l'altro fece anche un ottimo campionato. Quel gol regalato a Mastro Nunzio, di fatto in una partita, quella d'andata, che fu, a mio avviso, la migliore degli ultimi anni vista a Perugia per espressione di gioco, per qualità delle giocate dei singoli, per organizzazione davvero del collettivo. Poi al ritorno quell'incredibile palla in quella mischia finale, che sulla riga di porta non si sa come abbia fatto a buttarla sopra la traversa, ricorda? Concordo perfettamente. Quell'incontro dell'andata, quella entusiasta cornice di pubblico, non so se sia stata la migliore partita del Perugia degli ultimi anni, però mi creda, è stata una partita dai contenuti atletici, emotivi e tecnici, oltre che tattici, di livello sicuramente superiore alla Lega Pro, allora C1. Il ritorno, lo ricordo,
altrettanto chiaramente, e diciamo che il De Marcis, che come ha detto lei, fino a quel momento aveva fatto un buon campionato, nelle partite decisive purtroppo ha avuto un rendimento altamente al di sotto dello standard precedente. Bene, direttore, la ringraziamo e per... perdemmo un campionato, sì. E perdemmo un campionato che resta per me un, come dire, poteva essere veramente un cambio di passo nuovo per Perugia calcistica. Beh sì, probabilmente poteva essere sicuramente un momento importante, topico. Ricordiamo poi la gestione Covarelli. Forse essere andati in Serie B avrebbe creato appetiti maggiori anche da parte di altri imprenditori. Chissà, poi nella vita in generale è vero tutto il contrario di tutto, ma magari si sarebbe evitato un secondo fallimento e altre situazioni che però sono successe. Ora il presente dice Perugia Barletta. Direttore, la ringraziamo, grazie per la sua consueta disponibilità. Avremo il piacere anche domenica di salutarla a Perugia, siamo sicuri, insomma, che verrà. Ecco, speriamo, mi permetta la battuta, Non mi dovete mai ringraziare, sono io invece che ringrazio voi per per l'affetto che mi dimostrate e per la stima. Sono stato un anno soltanto in Perugia, ma resterà indelebile nella mia vita professionale e nella mia vita personale. Grazie direttore, allora in bocca al lupo e arrivederci a A voi domenica. tutti. Buona serata, buona serata.